La scuola per diventare assistenti personali non riaprirà più. Abbiamo detto, penso un mese e mezzo fa con Johnny, che questa opportunità che era aperta la scuola per assistenti personali, quindi per fare il percorso con Johnny, sia per diventare un assistente personale, ma sia anche un percorso che va dalla comunicazione al mindset, all'applicazione del percorso PONS, perché praticamente si fanno le call gratis all'interno della formazione. È un'opportunità che arriva meno di una volta l'anno, avevamo detto, che era vero, infatti la volta prima era arrivato un anno prima. Ecco. La notizia è questa, non arriverà più, perché è stato deliberato che i nuovi assistenti personali verranno formati direttamente dal gruppo di elite di Johnny della Cash Academy. Quando ho saputo questa notizia, io vi confesso che sono saltato dalla sedia e ho detto, ok, bello, aspetta però, mi dovete promettere una cosa. Io sono sicuro che molte persone sono rimaste fuori perché hanno tentennato, erano in dubbio. Non erano sicure e ho detto: se usciamo, io in particolare perché ve l'avrei dovuta dire io, con questa cosa dove no, ragazzi, chiusa per sempre dalla sera alla mattina non è bello. Diamo l'ultima chance, che vuol dire che c'è un'ultima settimana a partire da oggi fino a martedì prossimo. E lo vediamo nella roadmap. Mi perdonerete gli orari, sono gli orari canari, quindi in Italia voi avete un'ora in più fino a martedì. A mezzanotte, martedì compreso prossimo, non aspettate martedì. Sì, comunque c'è il timer sulla pagina, Fla, sulla C'è pagina il di vendita. timer, hai ragione, quindi giustamente vediamo il timer, ce l'abbiamo. 7 giorni, 5 ore, 12 minuti e 23, 22, 21. Ok, c'è il timer che va avanti, questo è il tempo rimanente. È un Per timer vero, entrare, ragazzi, non si ricarica dopo, come. no, questo quando è zero e scade. Ok, e questa è l'ultima occasione per farlo. Perché è importante farlo? Per chi ha voglia di aiutare le persone, per chi ho visto tantissimi, mi rendo disponibile ad aiutare, mi rendo voglio, bene, bello, ok. Fatelo in modo da renderlo efficace per voi stessi, fatelo in modo da accrescere voi stessi la vostra esperienza. Perché? Perché applicando i metodi di Johnny nell'andare a spiegare, nell'andare ad aiutare le persone, non solo sarete in grado di essere davvero di aiuto per le persone, ma sarete anche dei cacciatori di bonus che guadagnano di più, perché il miglior modo per imparare è insegnare. Punto. Nell'andare a ripetere continuamente i concetti alle persone, aiutandole, io imparo di più. Io stesso, quando ho fatto il percorso, se non avessi fatto il percorso, probabilmente non sarei diventato così bravo, perché nell'andare a spiegare le cose, io ero costretto a rivedermi video, a rivedermi, quindi automaticamente divento più bravo. Ok? Ed è un'occasione per tutti quelli che hanno voglia di aiutare le persone, per tutti quelli che sono sempre disponibili, per tutti quelli che sui gruppi sono in prima linea per festeggiare i risultati con le persone. Questa è un'occasione, ragazzi, che non arriverà più, perché in Cash Academy i posti sono chiusi, sono quelli. Quindi dici, vabbè, io arrivo in Cash Academy e poi voglio fare l'assistente. Va bene. Ma se hai voglia di farlo adesso, ci tengo a ripeterlo l'ultima volta perché poi non apre più. Questa è l'ultima occasione, c'è tempo fino a martedì per entrare in questa pagina e partecipare, insomma, alla scuola. Basta cliccare sulla roadmap come ho fatto io, si apre la pagina e si va avanti sul bottoncione giallo. Ok, Sì. ragazzi, mi raccomando, vai Johnny. Ragazzi, ringraziate Flavio perché mi ha convinto letteralmente. Io non ero più dell'idea di aprire perché il percorso è già iniziato e di conseguenza non amo le riaperture nel mezzo del percorso, comunque percorso già iniziato. Mi ha convinto, quindi io spero per voi che coglierete questa palla al balzo, anche perché, come diceva, non è che tu domani entri in Cash Academy di sicuro. Intanto, per entrare in Cash Academy, beh, devi passare dalla Road to Cash Academy e devi essere selezionato. A fronte di una call che farai con chi di dovere, se ci sarà posto e se tu supererai, diciamo, questa verifica finale, potrai accedere alla Cash Academy. La Cash Academy, ragazzi, ha altri costi rispetto a prendere una scuola per assistenti personali, ok? Cioè, ha tutt'altro, è un altro
è proprio un altro programma dove scuola per assistenti la facciamo, ma è un complemento a quello che facciamo in Cash Academy, ok? Non è la Cash Academy. Ora, voglio ribadire dire a chi di voi non sapesse che cos'è la scuola per assistenti personali, che molto semplicemente è il percorso con cui noi andiamo a formare i nuovi assistenti personali. Questa edizione è stata fatta da me e dal nostro Marco Casella, che è in prima linea a fare tutte le call, e io invece, quando fate i bravi e non mi fate arrabbiare, vengo e faccio delle magic call, chiamiamole così. Ok? E sono dei momenti molto, molto importanti questi di crescita, perché la prima cosa che vai a sviluppare all'interno di scuola per assistenti è la gestione delle emozioni, la gestione della comunicazione, le parole, l'utilizzo delle parole. Ok, e con queste tre cose qua, lasciamo perdere un attimo il resto, con solo queste tre cose qua che richiedono un po' di tempo per essere sviluppate, per essere controllate e gestite da te, non ti voglio dire che hai il mondo in mano, ma hai il mondo in mano. Cioè, ok, ragazzi, gestione delle emozioni. Se stai facendo qualsiasi tipo di percorso, ma anche solo se parli con tua moglie e tuo marito, ti rendi conto di quanto è importante gestire bene, saper gestire le emozioni. Non parliamo poi dei figli, ok? Cioè, che quello proprio è un altro dato ancora. Se non sai gestire le emozioni con i figli, rischi di fare dei grossi pasticci. Quindi qua all'interno di questa scuola, praticando, non studiando, guardando un video e poi dopo diventi il più bravo a gestire emozioni. No, no, praticando e venendo corretto da noi, ecco che tu impari a gestire le tue emozioni, impari a controllarle, impari a comunicare meglio, impari l'utilizzo delle parole e non solo, tutto questo lo farai imparando anche di più a livello di bonus. Perché? Perché Marco, intanto il nostro Marco Casella, è all'interno del team bonus, quindi è stretto contatto con Flavio, che vede più Flavio quasi che i figli, no? E di conseguenza, ragazzi, potete immaginare la conoscenza che ha a livello di bonus, ok? E qua tutti i problemi che tu hai o che gli altri hanno, oppure, se non ce ne sono perché li abbiamo già gestiti tutti, vengono simulati, magari proprio portati da casi reali dei nostri assistenti in essere, perché troverai anche i nostri assistenti già di ruolo a frequentare questa scuola per assistenti, perché ripetere non fa mai male, anzi, la ripetizione è una parte importantissima per l'apprendimento. Ecco che tu qua, finendo questa scuola, quando finirai questa scuola, anche se non hai la minima intenzione di diventare un assistente personale, avrai fatto un'autostrada praticamente tua, ok? Dove puoi chiedere quello che vuoi, quando, sempre, tutte le volte che vuoi. E in più hai implementato la gestione delle emozioni, della comunicazione e l'utilizzo delle parole. Ecco, cioè ragazzi, io vi riporto un dato importante a proposito di corsi fuori. L'anno scorso, nella scuola per assistenti vecchia edizione, un allievo, quando abbiamo finito, mi dice: Johnny, io voglio davvero ringraziarti per quello che tu hai fatto all'interno di questo percorso con me, e voglio anche dirti una cosa. Un po' di tempo fa io, da un guru a livello di comunicazione, quindi uno anche, cioè giacca e cravatta, una persona importante, non il ragazzino di Dubai con il Lamborghini, ok? Cioè una persona che in Italia ha un bel nome, ecco. Presi un corso di formazione sulla comunicazione, pagandolo la bellezza di 8.000 euro. Non ho avuto un decimo di quello che ho avuto qua per no, non la metà del prezzo, ragazzi. Cioè, costava all'epoca 3,99, 4,99, come adesso, cioè una cosa di questo tipo, sempre prezzi ridicoli rispetto a quello che ti viene insegnato qua, ok? E questo per me è stato
il più bel riconoscimento in assoluto, perché quello che io ho sempre desiderato è crearvi dei percorsi dove voi potete praticare. Ok? Perché io in primis sentivo l'esigenza di avere un percorso dove poter praticare. E quindi ho scelto proprio di fare, come vedete, la Cash Academy, Road to Cash Academy, Autostrada per chi è vecchio, le prime edizioni, prima di questo cambio. Dopo, anche con questo cambio, ho sempre voluto nella mia carriera come autore in liberi da lavoro e come coach farvi dei percorsi che vi portano mano nella mano ad un risultato pratico. Quindi, ragazzi, scuola per assistenti personale, di nuovo 7 giorni, finiti questi, that's it, è andata, finito, chiuso, ok? Cogliete la palla al balzo.